qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernst Kazirva, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta e caricava la cassa su di un camion. Non feci in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in auto e il camion fece una lunga strada fino all'estrema periferia della città, fermandosi sul ciglio di un vallone. Kazirva scese dall'auto e andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti pochi passi, la scaraventò nel botro, che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali. Si avvicinò all'uomo e gli chiese: Ti ho visto portare fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa sono tutte queste casse? Quello lo guardò e sorrise. Ne ho ancora sul camion da buttare. Non sai? Sono i giorni. Che giorni? I I giorni tuoi. I miei giorni? tuoi giorni perduti, i giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi. E adesso? Kazirva guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C'era dentro una strada da autunno. E in fondo Graziella, la sua fidanzata, che se ne andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale e sul letto suo fratello Giosuè, che stava male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo. Al cancelletto della vecchia misera casa stava Duc, il fedele mastino, che lo attendeva da 2 anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava di tornare. Si sentì prendere da una certa cosa qui, alla bocca dello stomaco. Lo scaricatore stava dritto sul ciglio del vallone, immobile, come un giustiziere. Signore, Gridò Kazirva. mi ascolti, lasci che mi porti via almeno questi 3 giorni. La supplico, almeno questi 3. Io sono ricco, le darò tutto quello che vuole. Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile. Poi svanì nell'aria. E all'istante
scomparve anche il gigantesco cumulo delle casse misteriose. E l'ombra della notte scendeva. Thank you.